Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale e bentornati a un nuovo episodio di Humankind. Abbiamo cambiato epoca da poco, abbiamo finito di ricercare adesso le... dove stai? Supply Line, sì, Supply Lines, quindi adesso andiamo con il Siege Cannon, andiamo a ricercarci delle tecnologie che magari ci permettono comunque di continuare un'espansione abbastanza lineare, tanto il punteggio per ora non mi preoccupa. Babilonia, va bene. Cioè, vediamo se possiamo fare altre. Possiamo prendere altre risorse? Sì, prendiamole. Prendiamole tutte. Perché comunque ci danno una mano. Allora, il saffron ci dà cibo. La porcellana ci dà money. Questo dovrebbe essere la seta? Silk dovrebbe essere seta. Ci dà industria. Il silver già lo abbiamo. Da te invece c'hai soltanto i cavalli. Possiamo volendo diventare amici? Bah. Ah, possiamo comprare anche da te però. Il tè ci dai cibo, vai. Ok. Abbiamo comprato un po' di roba. Andiamo sempre con loro perché non possiamo... Ah, abbiamo la possibilità di fare una... Industria, vai, facciamola qui. Prospero Babilonia per 15 money, ottimo. Ok, abbiamo sbloccato i cannoni. Andiamo con il Flintlock, che ci dà i moschettieri con i bastioni e una nuova nave. Qua non abbiamo nulla di particolare, allora andiamo con l'industria. Accad, magari vai così. Tanto le tecnologie procediamo bene. È un po' l'industria che procede lentamente. Anche voi andate di qua, è importante. Qui andiamo con... Ma il cibo per ora non mi manca. Questo non lo posso fare, però vorrei continuare a costruire questo. Vai. Andiamo con i soldi. Allora, questa la cambiamo in... Incentriamoci sull'economia. Vai. Noi possiamo fare invece la... Qui. E anche di qua. Qui abbiamo un po' di bonus in realtà. Esatto, 5% di industria su tutte le città. Anche qui possiamo. Quindi vai. E costruiamo una fabbrica. Perfetto. Qui abbiamo qualcosa? No, non abbiamo nulla. Facciamo. Beh, dovremmo alzargli un po' questi soldi. Più due money per trader, vai. E poi lui. Mentre di qua, che abbiamo terminato tutte le nostre sistemazioni di produzione, vorrei andare a costruire un distretto. Uno. E per ora basta. Che comunque mi dai industria. L'industria mi serve. Ok, una nuova stella. Siamo sempre qua. Più 30. Se no dove mi dici dove devo costruire? Qua 29. Ma andiamo di qua, vai, più 30. E Babilonia. Infatti, vedete, adesso siamo molto più rapidi. Facciamo un altro distretto. Comunque mi dà più 24 punti. Mentre voi andate tutti di qua. Ok. Dopodiché iniziamo a rialzare di nuovo un po' la tecnologia. Adesso che abbiamo preso sta roba. Tu vai con l'economia. Ti vorrei dare un altro distretto anche a te. Giusto per... Ok. Venticinque in cibo, vai. Facciamo l'enciclopedia adesso, prima? No, facciamo loro, anche se sono un po' in ritardo.
E adesso tu che sei principalmente una città monetaria, iniziamo ad alzare ovviamente le situazioni monetarie, quindi 10% in monete, 25% in fede, no, preferisco la scienza. Vai, passiamo. E poi vediamo, magari mettiamo su Akkad la situazione del cibo che produce comunque più 98. Allora, siamo a Babilonia. Ora, Babilonia. Più uno di scienza per popolazione. Iniziamo a costruire i distretti. Dove mi consigli di farli? Io non è che ho tutti questi distretti scientifici in realtà. Ce l'ho qua. Ce l'ho qui. Ok, facciamo questo. E tu sei concentrata sulla sul cibo, quindi più 10% di monete e questo qua che è molto simpatico. Andiamo avanti. Espressione artistica, vediamo un po'. Più un'influenza sui quartier marker o sul di loro? No, andiamo su di loro. Nuova tecnologia. E andiamo con l'enciclopedia adesso. E poi con Steam Engine. Sì, perché i soldi poi ci voglio aggiornare tutte le varie città. Siamo a Sippar, incentrata sulla scienza. Sulla scienza. C'è qualcosa che mi dà i slot? Più 2 per ricercatore. La potrei anche comprare. Però ma in realtà è meglio aspettare un po'. E tu sei concentrata sui soldi, quindi più 10% money. E dopodiché continuiamo a costruire un po' di distretti che non li stiamo facendo da un po'. E la scienza è fondamentale in questa città, quindi uno. Due. Allora, qua ancora c'è spazio. Money sulla main plaza. Facciamo 1, 2 e 3. Quindi 4 turni abbiamo terminato tutte le situazioni economiche che ci sono. Ok, abbiamo sbloccato anche l'enciclopedia. Andiamo con Steam Engine, che ci sblocca la possibilità di vedere dov'è il carbone. Quindi qua dovrebbe essere carbone, se non sbaglio. Una nuova stella. Ok, abbiamo 1000 di scienza a turno, stabilità alta, quindi continuiamo con queste strutture. Andiamo con lei prima e poi vediamo. Vabbè, qua abbiamo un problema che abbiamo troppe popolazioni, quindi troppa pop. Esattamente li stavo costruendo qui. Uno e due, vai. Poi, ovviamente abbiamo risorse di tutta la mappa. Ma volendo lo devo costruire anche qui. Ci dà più 26, 13, 13. Dobbiamo costruire un po' di distretti. Uno, 3000. Ok. Vai. E finiamo il turno. Ok, adesso abbiamo sbloccato anche le ferrovie. Le ferrovie sono molto importanti. Veramente, veramente tanto importanti. E andiamo con il metodo scientifico che ci dà il fertilizzante per le piante. E simbioso, non so che cosa. Non lo so, sinceramente. Che roba è? Più 5 di scienza. Boh, non lo so. Abbiamo sbloccato le ferrovie. Le ferrovie sono molto molto belle. E siamo sempre con le monete. Solo che io ho dei distretti qua, mi produce 200 di scienza, ma non è che mi serve chissà quanto. Però vabbè, ti alla là. E la mettiamo qui una. E qui due. Poi passiamo a costruire anche le varie ferrovie per andare rapidi. Siamo su di te.
La popolazione è buona, la scienza pure. Continuiamo quindi con la scienza in percentuale, che non è male. Abbiamo sempre questo problema della popolazione, mannaggia. Oh. Che se no da te lo posso fare qua intorno. Uno. Due. Tre. Ma perché se lo paghi in pop? Ah, l'azione è proibita. Mannaggia. Posso comprarlo solo così. E adesso vai. Ok, insomma, gli introiti mensili, cioè mensili a turno, li abbiamo alzati. Altra scienza non mi serve, però mi servono queste strutture ora. Facciamo lui che ci dà più 1 di scienza per quartiere di ricerca adiacente a un altro quartiere, e poi più 3 di scienza ovunque. Molto comodo. Tu c'hai 300. Più 2 money sul Trade Plaza e più di 2. Voglio, per curiosità, voglio vedere. Stavo a 312. Vai, facciamo sempre scienza. 9 stelle, vediamo come stiamo. Allora, quale possiamo fare ancora? Qui, ok. Questa è difficile, questa è difficile. Questa si può fare, questa si può fare. Va bene. Babilonia, Babilonia, vai con gli slot perché ci servono. Vedete che siamo al limite anche qua con la popolazione. Andiamo con l'elettricità. No, andiamo con l'oro. Andiamo prima con l'oro. Eh no, è una stupidaggine andare prima con l'oro. Mi serve. Mi serve l'elettricità perché per costruire questa fa factory mi serve l'elettricità. Quindi. Ah no, ma ce l'ho qua poi l'elettricità, quindi aspettate un attimo, me l'ha sbloccata per caso, ce l'ho da qualche parte. Eccola, sì, ce l'ho. Chi ce l'ha? Tu. Costruisci, vai. Un po' di elettricità l'abbiamo presa. Allora, qui abbiamo 580 monete a turno. 1 e 2. Allora, voglio vedere, 587? 619, mamma mia. Un'enormità, un'enormità. No, farm slot adesso. Fermiamoci un secondo. Siamo sempre qua. Mettiamo 2 money sul trader. Mettiamo l'oro. Vai. No, dopo. Tanto sto talmente avanti che me lo posso permettere. Babilonia perde popolazione. Vabbè, era abbastanza scontato. E queste mi preoccupano molto. Una scienza per pop, vai. Abbiamo sbloccato l'elettricità, va bene. Adesso andiamo con carabina che ci sblocca i dragoon. Dragoon, praticamente, non sono male. Vabbè, scuola militare e Hauptweiser, no, un cannone. E poi andiamo con Nationhood che ci sblocca un quartiere per l'influenza praticamente, che ci riduce anche la pollution, che sarebbe l'inquinamento. Centro di reclutamento sempre per unità militari. Custom Agency non è male, che ci aiuta con tutta la roba che abbiamo in trade. E poi i cittadini vengono trasformati in costretti. Costretti dovrebbero essere, sì. Fatto in un'aggressione va bene. Te non hai più risorse. Finché non cambiera, va bene. Questo lo dobbiamo fare adesso. Questo lo dobbiamo fare. Più 10 di industria per energia dovrebbe essere, no? Vabbè, adesso non so perché ce l'ho sconosciuta, ma va bene. Più 1 di industria, vai. Lo facciamo su tutte, praticamente. Dovremmo anche ricercare un nuovo continente, perché sapete che ci sta un altro continente da poter colonizzare. Perché sono. Ho bisogno di energia. Qui
Quindi dopo andiamo a sbloccarli. Appena terminiamo queste strutture, mi vado. Lo so, qua inizia a perdere pop, è normale. Fa niente però. C'è una parecchia di popolazione, per ora non mi serve altra pop. Ok, abbiamo terminato anche l'addestramento per i militari, che non stiamo minimamente facendo. Ok, va bene, qua perdiamo pop. Ok, nuovo evento. 22 meno 5 in stabilità. No, andiamo con l'industria, sì. Perché con la tecnologia siamo messi davvero bene. Andiamo all'1. Ah, forse andiamo con microbiologia che mi dai. Mi riduce praticamente il cibo che consumano i miei cittadini e poi mi dai più uno di stabilità per popolazione su tutte le città e più uno di stabilità per ricercatore. Quindi questo mi aiuta a crescere ancora un po' con la. Cioè, non mi fa sì che non perderò poi tutta sta popolazione, insomma. Tu sei incentrato sui money, solo che io adesso ho bisogno di industria. Veramente, veramente tanta me ne serve. Mi dici di costruire qua. Costruiamo qui. E poi direi anche di pulire 1, 2, 3, 4, 5. Ok, poi passiamo di qua. Facciamo il silos che dovrà risolvere il problema. Perfetto. E Babilonia. In realtà produci 1200 senza fare grandi sforzi. Andiamo sempre con la scienza per popolazione o facciamo un po' di distretti? Facciamo un po' di distretti. Ok. Ottimo, questo è perfetto. Guarda che roba, 195 di cibo. Quindi discorso cibo l'abbiamo risolto. E andiamo con la roba meccanizzata. Qui non abbiamo problemi di cibo, ma abbiamo soltanto problemi di spazio, che è diverso. E i problemi di spazio li sistemiamo sempre con i distretti monetari. 1, 2 e 3. Praticamente li posso comprare. 1, 2, 3, 4. Vai. La fede non mi serve. No. Andiamo così. Vediamo che conseguenze usciranno fuori. Allora, adesso voglio vedere esatto anche quante. Due ricerche. Questa ce la posso fare. Potrei anche cambiare epoca a breve. Mancano due ricerche. Potrei anche pensarci. Guardate, mi frega soltanto l'industria in questo momento. Ma mi frega davvero tanto perché produco 394, è molto bassa. Potrei anche pensare di fare un po' di foreste. Per alzare l'industria con le caselle, ma. Questa che roba è? Woodland. Ok, facciamo così. Così piantiamo un po' di industria. Questi passetti di qua. Settore industriale. Questo è buono. Vai. Ok, ora andiamo con un po' di roba propeller, non lo so tradurre sinceramente. Money per naval trade route e su arbore più cibo, va bene.
te che vuoi. Open border, no, ti apro assolutamente nulla. Attenzione, c'è un'altra cosa da poter comprare immediatamente. Un nuovo copper, lo compro immediatamente. Poi c'hai obsidian. Vai. Hai preso i territori nuovi, eh. Obsidian, ok, quindi adesso dovrei avere anche obsidian. 2 su 4 ce li ho, quindi posso costruire anche diciamo, il patronage sull'obsidian. Ho altri slot interessanti? No. Però adesso ci metto 9 turni per costruire questa struttura. Va bene, vai. 6 turni a Babilonia. Vai. Più 3 worker slot e tu? No, fai più 3 worker slot che è meglio. Anche tu più 3 worker slot. Questo lo facciamo su tutti. Più 2 industry per worker, va bene. Ci dobbiamo alzare un po' l'industria, ragazzi. Non è proprio il massimo. Intanto, appena ci dichiarano guerra, noi tiriamo su le truppe, tutte quelle che ci abbiamo, che sono un botto. E sistemiamo. Sì, ripartiamo anche qua con insomma, l'industria. Perché ci serve. C'ho solo sto problema di popolazione. Questo problema di popolazione è difficile. Ok, andiamo con la guerrilla che ci dà stabilità. Modifica il costo delle unità pre-industriali meno 10% e ci dà i partigiani. Share map. Ok. Infatti penso che lei ha scoperto il nuovo mondo. Dove ce l'hai? No. Learning city o celebrating learning? Che sta di qua. Ok, l'abbiamo fatta. Sempre 6 turni. Abbiamo guadagnato un turno. Working condition. Più 1 più 5 di money sui quartieri. Questo mi serve. Mannaggia, non... devo fare questo. Mi serve questo 5% in più. Vai. Quanto ci mettiamo adesso? Sempre 6 turni. Però abbiamo guadagnato un po' di industria in questo modo. Qua 4. Infatti va molto meglio. Molto molto meglio. Stabilità city cap. No, non mi serve a molto. Vediamo il petrolio. Speriamo che ce l'abbiamo vicino. Che senza petrolio è tosta, eh. No, scusate. Lui. Plunder. Oh, 400 monetine. Va bene. Ah, aspettate che qua posso fare lui. Sì. E questa ci dà più 15% di industria, quindi ottimo, vai. Ok. 15% di industria ci piace, eh. Ci piace a tutti. Petrolio, eccolo. Mi sa di sì? No, aspetta, adesso vediamo. Allora, no, questo no, più 2 influence su questi quartieri. Andiamo qua. E il petrolio, ragazzi, mi sa che non ce l'ho. No, non ce l'ho il petrolio. Mannaggia. Oh. Petrolio, eccolo. Questo. E vabbè, pazienza, che dobbiamo fare? Qua abbiamo terminato, qua pure. Qua pure 5 distretti. Ma io direi di passare all'epoca successiva a questo punto. Sapete che sì. Penso proprio di sì. Terminiamo i nostri progetti e passiamo all'epoca successiva. No, eccolo il petrolio. Che fortuna! Che fortuna, ce l'avevamo il petrolio allora. Questa è una bella botta di fortuna. Fallo subito. No, infatti qua non ce l'abbiamo. Qua abbiamo terminato con tutte le varie strutture. Questo non mi serve. Tu fai money. Quindi se fai money, uno. Questi ve li compro tutti. 2 3
3 a posto. Remind me later. Va bene. E dovrebbe aver terminato anche lui, no? Me ne manca uno. Ok, dovrei aver preso anche l'altra stella. Ottimo, l'ho prese tutte. Allora, i francesi mi sono sempre piaciuti, però mi serve qualcosa con la produzione, ragazzi. I persiani però fanno un po' schifo. I Zulu pure, i Siamesi pure. Mamma mia. L'unica sono i francesi. Sono i francesi che mi danno più uno di scienza e si va a rushare. Andiamo a rushare la partita. Perché sennò i persiani non mi sono mai piaciuti. Cioè, non è un perk veramente inutile. Il costo di produzione sharato, condiviso, insomma, per sui prodotti, cioè, come sulle meraviglie, sta roba qua, cioè, non serve a niente. E i siamesi hanno più 3 di industria per distretto su tutte le città che, vabbè, ok, più uno di money generato da tutti i trade. Conta come entrambi i quartieri, ma non è il massimo. L'unità è, che era? L'elefante. L'elefante è buono in realtà, però non voglio combattere. I germani sono per la guerra. E niente, andiamo con i francesi, dai. Siamo diventati francesi. Siamo diventati francesi. Vai con lui che ci dà. Ok, vai. Perfetto, ora siamo nella nuova era. Abbiamo una stellina qui. Ok, va bene. 191k, 53, 22, 126. Perfetto, perfetto. Già possiamo costruirlo, ma... infatti, vedete, questo lo vorrei fare, però non ce l'ho la risorsa. Devo andare nel nuovo mondo. Devo andare nel nuovo mondo. Devo andare nel nuovo mondo. Vabbè, intanto andiamo a Babilonia. E facciamo lui. Che altro mi consiglio di farlo? 91. Una battaglia contro chi? Aia. Proviamo a farla anche se questi cavoli li dovevo potenziare. Vabbè. Dai, li dovevo potenziare tutti. Sarò perso. Mannaggia, oh. No, vabbè, sono perso, vai. Ma li dovevo potenziare. Sbagliato. Non l'avrei mai vinto, proprio mai. Ci sono i ribelli. Va bene, ragazzi, io terminerei qui l'episodio. Spero che la serie vi stia piacendo e che almeno il video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.